Ciao ragazze, finalmente Ellie Home è tornata e ho il piacere di presentarvi Bianca, la mia piccola coniglietta. Ma subito dopo la sigla. Ellie Home rende bella la tua casa. Cuscini, cestini, idee per le tue piante, idee di Natale e molto molto altro ancora. Iscriviti subito al mio canale per non perdere i miei prossimi video. Ah, e già che ci sei, seguimi su Instagram, è gratis! Ciao ragazze, bentornate su un nuovo video, io sono la vostra Eli. Da quanto tempo è che io e voi non ci vediamo? Mi sa da un bel po' di tempo. Da almeno da dicembre che non caricavo più un video. Scusatemi, ma ho avuto un periodo un po' di profonda tristezza interiore, quindi mi sono allontanata un po' da YouTube, dove ho realizzato, ho capito che la cosa che mi rendeva più felice l'ho persa. E quando ho capito che non potrò mai più averla, praticamente una parte di me si è spenta. Avevo solo l'energia per andare a lavoro e fare due pulizie in casa e basta. Quindi non avevo proprio la testa per mettermi a fare video, non perché non mi interessasse di voi, ma proprio perché quando sto tanto male non mi concentro più in nient'altro, ecco. Per fortuna da poco ho iniziato a guardare avanti. Ho trovato due energie per concentrarmi su quello che facevo prima, cioè YouTube, fare video, e così cerco di andare avanti, anche se dentro di me c'è un grande vuoto. Comunque, non parliamo di questo, volevo solo dirvi il perché sono mancata e che questo mio periodo passi e riuscirò a trovare un po' di serenità. Se qualcuno sta pensando se mi sono lasciata col mio ragazzo, no. No, sono ancora insieme a lui, quindi non. Queste parole non sono riferite a lui, assolutamente. Ma mi riferisco ad altro. Chi è Bianca? Bianca è proprio la mia nuova coniglietta. Ho voluto creare, dal momento che siamo vicine a Pasqua, ho pensato che cosa potrei fare. Ho pensato a un cuscino. Io so che voi siete appassionate dei cuscini e quindi vi presento subito la piccola. Eccola qua. Questa è Bianca. Spero che si veda, che sia inquadrata, almeno così. E ci sta meravigliosamente sul mio super 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 divanetto. Ho sempre pensato, ho sempre voluto un divanetto rosa, in velluto rosa, per il mio studio. E finalmente Babbeo Natale me l'ha fatto arrivare e casomai un giorno ve lo mostro per bene benino. Ho intenzione possibilmente di sistemare qua il mio studio e magari faccio anche un video dove pitturo, metto la tenda, metto magari il tappeto. Fatemi sapere se la cosa vi può interessare. A me piacerebbe tanto fare questo video, anche se è un po' complicato, però mi piacerebbe portarvi insieme a me in questo studio makeover. Che pronuncia English. Va bene ragazze, allora questa è Bianca. Ah, io adoro le sue orecchie, sono belle, bellissime le mie super 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 orecchiotte, e penso che siate d'accordo con me che è venuta fuori stupenda. Contenta perché sul divanetto sta davvero che è uno spettacolo, mi ha dato veramente soddisfazione. Per finire ragazze, vi invito a iscrivervi al mio canale cliccando la campanella e cliccando il tasto tutte, così ogni volta che caricherò un video sarete avvisate da YouTube. Se volete anche iscrivervi alla mia pagina Instagram, siete sempre le benvenute, sappiatelo. Ho ancora un sacco di idee che voglio realizzare e condividere con voi. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto, il tempo passa, ma io sono qui che vi penso sempre. Vi mando un abbraccio, un bacio enorme a tutte le mie pippotte e pippotti che mi stanno guardando. Ciao! Lo so bene che avete un debole per i miei cuscini e visto che Pasqua si avvicina, spero di stupirvi con questa nuova idea.
Per prima cosa dobbiamo unire due bei fogli. Poi, sempre in internet, trovate delle belle immagini di coniglietti belli da ricalcare. Come ho fatto io, per comodità mi sono arrangiata con il mio portatile, ma se avete una stampante basterà stampare e ricalcarci sopra. Se siete messe su una posizione scomoda o la mano vi trema, nessun problema. Andrete a sistemare poi le linee in un secondo momento. Ok, eccola qua la piccola, già dal disegno mi piace. Ma quando pensavo di aver finito, ecco che mi è venuta una brillante idea. Volevo delle orecchie che fossero pupazzissime. Quindi ecco che ho disegnato un triangolino che ho piegato a metà e ripiegato in questo modo. Ovviamente per un totale di due orecchie, di cui una un po' più piccolina. Scusate ragazze, ma da oggi, per chi non l'ha ancora fatto, può seguirmi anche su Instagram. Ciao e buona visione! Quello che devo fare adesso è ritagliare la sagoma di Bianca e capire se quello che ho in testa si può realizzare. Una volta che Eliom mi ha dato la conferma, ho riportato tutto subito sul tessuto. Io ho la fortuna di avere un tessutino pelosetto che mi è avanzato di alcuni progetti vecchi che ho fatto. Ma se voi non avete uno pelosetto, vi basterà anche un semplice cotone o qualsiasi altra cosa bianca. Oddio, non proprio bianca, ma se volete anche un coniglietto rosa, un coniglietto marroncino, grigio, dipende da voi. Io ovviamente ho scelto un colore chiaro perché volevo che si notasse subito una volta appoggiato sul mio divanetto da sirenetta. Ho pensato di aggiungerci questo dettaglio rosa di tessuto avanzato che andrò ad unire con la macchina da cucire. Vediamo insieme quindi cosa ne è venuto fuori. Wow, ma guardate che bella super orecchietta dolce che sta venendo fuori. Ecco fatto anche la seconda e poi subito dopo le vado a fissare un attimino con 2-3 punti di cucitura. Bene, adesso finisco con i ritagli. Ora invece è il momento di dare un'espressione a questa cucciola. Quindi con ago e filo ci ho disegnato piano piano una bella boccuccia sorridente e uno sguardo dolce da femminuccia. Non abbiate paura, non bisogna essere per forza brave con ago e filo. Guardate attentamente il video e capite come faccio entrare ed uscire l'ago sul tessuto. Una volta realizzato naso e bocca, gli fate un bel nodino dietro e tanti saluti. Ora è arrivato il momento, uno dei momenti che io più preferisco. Sto per andare a chiudere tutto. Intendo dire che, nonostante tutti gli sforzi, non ho assolutamente idea di quale sarà il risultato. Lo vedremo insieme. Allora ragazze, pronte? Pronte? 3, 2, 2 e mezzo, 2 e tre quarti. Ah no, ma dove vado che manca ancora il pom-pom? Niente ragazzi, dovete ancora aspettare perché manca l'imbottitura e manca appunto da fare il pom-pom. Che anche questo è molto semplice da fare, basta ritagliare un bel cerchietto, usare ago e filo, inserirlo su e giù, poi stringere e metterci un bel imbottitura di cotone e fine. Io per fare veloce userò la colla a caldo che è super ottima per questi lavori. Ragazzi, la pupazza era già bella così. Ma l'idea di metterci un bel fiocco non è male. Vi mostro subito quindi come farne uno in pochi secondi. In alternativa sarebbe molto carina come idea usare una catenina con degli piccoli sbaroschini che brillano, che si possono tranquillamente trovare queste cose in merceria. Io una catenina così in casa per il momento non ce l'ho. In alternativa ho dei brillantini adesivi che ho comprato su un negozio di cinesi
che vi mostro subito per farvi un'idea. Benissimo ragazze, siamo alla fine. Vi mostro Bianca in tutto il suo splendore. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate e se vi sono mancata almeno un pochino. Vi mando un bacio, un abbraccio forte e siete sempre nei miei pensieri. Ciao pippotte!